A 100 anni dalla nascita e 10 anni dalla scomparsa di Remo Gaspari, oggi il Consiglio regionale celebra quello che in qualche modo è stato una tra le figure che ha modernizzato la Regione Abruzzo. Più volte ministro, per 16 volte, insieme a Lorenzo Natali hanno fatto sì che l'Abruzzo uscisse dall'epoca, diciamo, passato il termine agropastorale, ad arrivare alla modernità, all'industria. Pensate che dalla Val Vibrata alla Val di Sangro, passando per il territorio aquilano e la Marsica, oggi ci sono industrie, ci sono le autostrade, ci sono le ferrovie e lo dobbiamo probabilmente a questi due personaggi. Remo Gaspari ha sempre anteposto l'interesse, diciamo, dell'Abruzzo, dell'Italia, l'interesse di partita, è per questo che va ricordato. È un popolo che non ha memoria, non può avere futuro, quindi partire da quello che è stato fatto, dall'esempio dei grandi personaggi come Remo Gaspari, Lorenzo Natali, per affrontare le sfide politiche del futuro.